Salve a tutti e bentornati a Let's Play Angry Video Game Nerd Adventures. Premiamo start. Penso che non siano stati fatti aggiornamenti. E invece sì, anche se non avevo visto alcun changelog. Comunque hanno separato le statistiche dal resto delle opzioni. Vabbè, niente di rilevante. Almeno non credo ci sia altro. Siamo ancora alla 1.7, però dovrebbe essere finito l'evento di Halloween, di conseguenza dovremmo ritrovarci senza la zucca. Quindi ci lanciamo subito in Future Fuckballs 2010. Infatti siamo senza zucca. Sì, comunque questa è una citazione all'episodio di Street Fighter 2010. Un gioco che con Street Fighter non ha niente a che vedere, però è chiamato così in qualche modo, penso, per approfittare del successo del picchiaduro. Quindi chiaramente abbiamo questo livello futuristico. Io, da buon amante di tecnologia e fantascienza, dovrei sentirmici a mio agio, più o meno. Comunque abbiamo questi laser che non erano mai apparsi prima. Ok, proprio cattivissimi a metterli giusto prima del checkpoint. 25 rocce, utilizzate 0 e ho già trovato il power up successivo. Vabbè. Cazzo, mi ha raggiunto sti robot. Sono buone bullet sponge, spugne per proiettili. Ok, chissà se questi laser ci uccidono in un colpo, se ci tolgono solo una birra, ma direi che lo scopriremo accidentalmente invece che mollarci contro di essi. Non è che non sarei morto, però ho temuto. Dai, questo livello non potrà essere assolutamente difficile come i due precedenti. Ok, lì direi che off limit. Ok, a meno che non ci sia qualche cosa che mi sfugge, ma credo che non sia una buona idea. Non lo so, magari usando il glitch gremlin si va a congelare il laser e ci possiamo camminare sopra, ma mi sembra un po' improbabile. In ogni caso, questo genere di esperimenti li faccio per i cazzi miei, se c'ho voglia di cercare segreti. No, in realtà ce l'ho, però timing is everything. Sì, comunque i blocchi di Mega Man che già abbiamo potuto apprezzare ampiamente in altri livelli. Io però voglio andare di qua perché c'è palesemente qualcosa. È il divano! È il divano dietro cui risiede questo tizio, Guitar Guy. Figo! Finalmente ho sbloccato un personaggio secondario, ero convinto che avrei fatto tutto il gioco senza. Però salta meno in alto, ma può sparare attraverso le pareti. Questo ci permette di premere quell'interruttore, per esempio. Comunque è strano perché c'è la versione scheletrica invece della versione in carne e ossa. Questo tizio si chiama Kyle Justin ed è colui che ha composto, performato e cantato il tema dell'Angry Video Game Nerd. Madonna, che Cristo, che pezzi di merda, non... vabbè. Comunque, suppongo che abbiamo scoperto che ci uccidono in un colpo. Peccato perché me l'ero giocata molto bene, almeno in ritorno potevo evitare di morire. Ma comunque abbiamo il nostro personaggio secondario e questo mi fa molto piacere. Dicevo, sapevo già dell'esistenza di questo personaggio perché, come già detto, mi sono guardato trailer, demo e cose simili. Devo fare una pausa.
pausa da quello che sto dicendo perché sennò mi impantanavo. Però nei primi trailer si vedeva lui proprio in carne e ossa, mentre in quelli più recenti no. Cioè si vede, è sempre stato così. Non so se sia un qualche cosa del tipo che gli ha dato fastidio che ai, la sua persona comparisse nel videogioco o roba del genere. A sto punto mi viene di pensare di sì, perché ok. No, no. Ok, il personaggio con lo scheletro è comunque parte della serie, non è che se lo sono inventati. Però, perché? Perché lo scheletro è più conosciuto lui in forma umana. Comunque, smetto di parlare perché qua devo calcolarmi il tempismo. Madonna. Cazzo. Sono stato bravo, dai. Ditemelo. Non posso cambiare personaggio sulla scala. E non posso sparare col tizio che suona la chitarra. Forse perché suonare la chitarra richiede due mani. Beh, visto che l'abbiamo, usiamolo un po'. Non vedo perché no. Ah, oddio, avevo visto parte di questo livello, ne? Non mi ricordo dove, comunque. Una demo. Avevo visto una demo, qualcuno che ci giocava. Quindi so esattamente quanto sia bastarda questa cosa. Oh, speravo che fosse più onesto. Ma non lo è, cazzo, abbiamo solo 10 vite. Io detesto questa cosa nei giochi tipo Mega Man, appunto, che salvandoti le vite che hai da parte, vuol dire che tu ti ritrovi a dover perdere volontariamente per ripristinarle. E perdere volontariamente, onestamente, mi pare una cosa un po' bruttina. Spero che bastino queste vite, se non bastano, come al solito vi faccio un bel taglio e riprendo dal checkpoint. Ormai sta diventando prassi. Ultimamente sti video qua stanno diventando troppo lunghi, questi dell'Angry Video Game Nerd, ma purtroppo per quanto io possa tagliare mi pare. Vedete qua che stronzi? Per quanto io possa tagliare mi pare brutto tagliare eccessivamente, almeno le morti ve le vorrei fare vedere. Ok. Vorrei cantare vittoria prima del tempo, ma questo livello sembra meno stronzo degli altri. Queste sono le Scrotum Guns, cioè le pistole scroto. E onestamente non mi ricordo da che gioco, però era una battuta. Classico genere di battute dell'Angry Video Game Nerd. Ok, vediamo che cosa possiamo fare qui. Possiamo fare schifo nella fattispecie, bene. Io non so se quella palla mi possa colpire, però preferisco saltare nel dubbio. La presenza di questi nemici è noiosa e inutile in quanto non rappresentano un vero e proprio pericolo poiché li puoi abbattere. Quindi. Niente di eccessivo. E qua che cosa mi aspetta invece? Uno shitty beagle? Ah no, questa è una piattaforma di salvataggio nel caso io sbagliassi, ma non troppo miseramente, il salto. Molto gentile da parte loro, comunque. Ok, niente di eccessivo anche qui. Pensano che io, potendo usare la scala passiva là, si sbagliano. Sti blocchi qua dovranno cadere per forza.
No, non cadono, non cadono. Magari cadono questi. Bello sto pezzo. Questo è uno dei pezzi della colonna sonora che mi piace. Ok, calma. No, Cristo, Cristo. Però non è eccessivo, eh? Non oso lamentarmi, visto tutto quello che mi hanno già fatto passare in questo gioco. Vedete, è molto più semplice di quello che temevo. Io non sono un gran fan di questi salti così, però. Ok, e abbiamo. Dunque, ci sta per attendere un'altra sessione di volo, evidentemente, a bordo della tavola da surf d'argento che, come potrete immaginare, è un riferimento a Silver Surfer. Forse mi viene meglio con questo. Che spara meglio. E Silver Surfer devo dire che penso sia tipo il primo episodio dell'Angry Video Game Nerd che ho guardato in tutta la mia vita. Missili a forma di pene, evviva. Non mi spiego per quale motivo le testoline in alto a destra stiano tipo litigando, ma forse è un caso. Where did you learn to fly? Ok, bene, ci ha aperto il culo, 8 vite, ma ce le facciamo bastare. Almeno spero. E comunque, un episodio veramente bello quello di Silver Surfer, ma mi ha fatto appassionare da subito. Non so se è proprio il primo che ho guardato su Game Trailers all'epoca, ma sicuramente è stato uno dei primi. Guardate. Comunque questa testa qui. Madonna che boss scadente! Where did you learn to be an asshole? Praticamente questa testa qui viene da un cazzo di gioco per. Credo fosse Jaguar, Atari Jaguar, non lo so, comunque era una testa che ti diceva Where did you learn to fly? Dove hai imparato a volare, fondamentalmente, ogni qualvolta che tu sbattevi contro qualcosa, cosa che accadeva abbastanza di frequente in quanto. Avevi un campo di visuale molto limitato perché per via delle limitazioni tecniche della piattaforma in questione. E comunque c'era questa voce molto molto noiosa e questa testa che parlava, insomma. Comunque, oh, 11 minuti e 11 secondi, livello liscio come l'olio, e l'ho detto, il futuro è roba per me, la fantascienza, eccetera, eccetera. Solo 6 morti, quindi performance eccezionale. Io avevo già visto la demo di questo livello, ma questo non credo che mi abbia preparato più di tanto nel batterlo. Comunque, ci manca un solo livello. E abbiamo pure sbloccato un personaggio segreto. Questo mi rende veramente contento perché temevo che non ne avrei trovati proprio per tutta la run, per tutto il gameplay, per tutto il gioco, insomma. Sembrava che siano parecchio nascosti. Comunque, grazie a tutti per avermi seguito. Ci manca un ultimo livello che faremo nella prossima puntata e, stando al titolo e all'immagine, ho un vago sentore di che cosa potrebbe essere. Ciao a tutti!